La cosa buffa è che a forza di leggere romanzi d'amore, di guardare soap opera, di leggere giornali di gossip, la cosa buffa è che noi ci siamo convinti di una cosa, che le storie d'amore più belle, quelle che segnano la grande storia dell'umanità, ma che segnano anche la nostra storia, che le grandi storie d'amore più belle nascano sempre da questo principe che seduto su un cavallo si presenta a casa della sua principessa, le fa la sua dichiarazione d'amore, la fa salire sul suo cavallo e se ne vanno lontano e vissero felici e contenti. Noi ci abbiamo sempre creduto che le storie d'amore nascano così, ma se noi avessimo il coraggio, la follia, l'ardire, anche la sconsideratezza di aprire ogni tanto le pagine del Vangelo, noi scopriremo che le storie d'amore, quelle che reggono lo scorrere del tempo, non nascono affatto così. Non nascono con principi seduti su cavalli che vanno ad accogliere principesse che si affacciano alla finestra, ma nascono in una maniera molto più strana. Nascono con qualcuno che si perde, che sbaglia, che cade, e qualche altro che con umiltà lo va a riprendere, lo va a salvare. È anche vero, amici, e voi, soprattutto chi è mamma, chi è papà, mi potreste raccontare che per salvarsi, non solo in carcere, anche nella vita di tutti i giorni, per salvarsi non basta che qualcuno ti venga a salvare. È necessario che tu voglia salvarti. Perché altrimenti potrebbe arrivare anche la scialuppa della capitaneria di porto. Ma se tu non ti vuoi salvare, continuerai ad affondare dentro all'acqua. Ecco allora che quello che è successo a Nazareth e che noi abbiamo contemplato, ci siamo lasciati stupire. Nei giorni scorsi è stata la storia di un grande naufragio. Un grande naufragio nel quale Maria ci aveva due possibilità. Dopo che l'angelo, che l'arcangelo le aveva scompaginato l'agenda della sua vita, dopo che l'arcangelo, attraverso quella prosopopea, quella tempesta di complimenti, ha preso il cuore di Maria, l'ha messo in uno stato di turbamento così grande che Maria l'ha guardato e gli ha detto: "Scusa, con tutto rispetto, ma com'è possibile questo?" L'angelo si è messo lì con calma, ha ricucito il turbamento, si è seduto dentro alle sue paure. Maria l'ha guardato e gli ha detto: "Ah, se le cose stanno così, allora che avvenga di me il prima possibile quello che tu mi hai augurato." Maria ci aveva due possibilità. La prima, quella di mettersi a piangere come un naufrago che vede la sua barchetta infrangersi addosso agli scogli e continuare a dire: "Ah, pensare quanto era bello, se le cose fossero andate come sognavo, mamma mia, quante cose non potrò più fare a causa di questo naufragio." E sarebbe ancora lì a Nazareth ad asciugarsi le lacrime, no, a rimpolpare i suoi fazzoletti di lacrime. Oppure c'era una seconda possibilità. La più bella, quella di rispondere a quel richiamo e di cominciare a navigare. Sì, Maria è una di quei pescatori, una di quelle pescatrici che probabilmente la mattina, quando vede il mare agitato, dice: "Porca miseria, ma mai una mattina che ci sia il mare calmo nella mia vita." Però è anche vero che se una mattina si alza e vede il mare calmo, non ci trova neanche il gusto di entrare dentro a navigare, perché dice: "Troppo facile navigare così." E allora è bellissimo perché la terza volta che Maria apre la bocca nei Vangeli, probabilmente non c'è stato nessun poeta, nessun autore, nessun romanziere che l'abbia messa in parole come è riuscito a metterla Giuseppe Ungaretti, in una delle sue poesie più belle, che si intitola Allegria di naufragio. È Giuseppe Ungaretti che è famoso perché non spende tante pagine, no? È come un cecchino che usa le parole col contagocce, scrive questa poesia bellissima, che dice così: "E subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare." Bellissimo. È forse l'inizio, è forse uno dei più trionfali che possa custodire la letteratura italiana. Inizia così, in maniera bellissima. E
cosa bella è che prima di quel e non c'è niente. E funziona allora come un post-it, no? Che tu questa poesia la puoi attaccare a qualsiasi cosa che è accaduta. Una madre perde il figlio e subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare. Un prete perde la fede e subito riprende il viaggio come dopo una mamma fa un incidente e subito riprende il viaggio. La nonna, il nonno, in parole povere, in parole non poetiche come quelle di Ungaretti, no? Ti direbbe, mi raccomando, se un giorno ti capita di fare un grosso incidente, la prima cosa da fare, sai qual è? Riprendi in mano subito la macchina, perché altrimenti poi non ti metti più a guidare. Ecco dove nasce la terza grande parola che Maria pronuncia dentro ai Vangeli. Nasce da un gesto che è bellissimo e che l'Evangelista Luca racconta così, dice: allora Maria raggiunse in fretta una città di Giuda. La nonna direbbe che la fretta è del diavolo, i proverbi direbbero che la fretta fa i gattini ciechi. Sì, ma questa di Maria non è la fretta nostra, non è la fretta mia, che sono sempre di fretta e puntualmente arrivo sempre in ritardo nella vita. Eppure sono sempre di fretta. No, la fretta di Maria è la fretta di qualcuno che dopo un annuncio così grande, dopo una gioia così grande, se non si alza dalla sedia, fa scoppiare la sedia per troppa gioia. E dove va Maria? Sì, ufficialmente va a trovare la cugina Elisabetta, dice il Vangelo. Ma il Vangelo è un tipo losco, il Vangelo, no? Il Vangelo ti dice una cosa, no? Però ti dà il sospetto che sotto ci sia un giacimento di bellezza infinitamente più grande. Sì, è vero, va a trovare la cugina Elisabetta, ma non è vero. Maria va a vedere che faccia ha l'impossibile di Dio. Ricordate che cosa gli dice l'angelo? Dice: ti faccio un promemoria, Elisabetta, no? Ti ricordi? C'era sto problemino di spermatozoi, di ovuli che non attecchivano, ti ricordi? No? Tutti la prendevano in giro. Adesso è il sesto mese e tutti dicevano sterile. La stessa gioia che quella signora stamattina è venuta e mi ha detto: Don Marco, non doveva nascere per i medici. Stanotte è nata. Vedete che cosa va a fare Maria da Elisabetta? Non va a vedere che faccia la sua cuginetta che è incinta, quanti chili ha aumentato, no! Va a vedere che faccia ha l'impossibile di Dio. E quando Maria entra dentro la casa di Elisabetta, Elisabetta c'ha una gioia così grande che nemmeno si accorge che inizia a comporre la seconda parte di una preghiera che nei secoli il popolo, anche il popolo che non crede in suo figlio, continuerà a pregare. Inizia a comporre la seconda parte dell'Ave Maria. Quando Elisabetta la guarda, anzi, peggio, appena Elisabetta sente il suo saluto, la deve ancora vedere. Si sono sentite con la voce. Dice: benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Elisabetta non si accorge che sta componendo i due versi della preghiera più famosa della storia, dell'Ave Maria. I primi due li ha composti l'arcangelo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E poi continua Elisabetta: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. È fantastico questo perché, direbbe il poeta, lo scrittore Andrea Camilleri, ci sono delle parole, le parole che raccontano la verità, che se tu sei onesto, percepisci che hanno una vibrazione diversa dalle altre parole. Ecco perché certe volte quando qualcuno parla e tu senti che dentro quelle parole lì, no, c'è una percentuale di verità, sai cosa succede? Che ti nasce il batticuore. Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa dalle altre parole. Ed è bellissimo perché dentro questa preghiera, ad un certo punto, Elisabetta le fa i complimenti. Non è che Maria ci abbia bisogno di complimenti, perché la sua vita d'ora in poi è un complimento dietro l'altro. Ma le fa il complimento più bello. Le dice: bravissima perché? Perché ti sei fidata
delle parole del Signore. È come se Elisabetta guardasse Maria e le dicesse: guarda, cugina, adesso qua non c'è nessuno, no? Non ci sente nessuno, però lascia che te lo dica, credimi, non era facile, non era facile accettare questa proposta qua, tanto di cappello, cugina mia. E allora, di fronte a questa ennesima prosopopea, l'Evangelista mette lì un avverbio, che è un avverbio che ti fa tremare di bellezza. Dice: allora Maria disse. Allora. E forse la parolina dopo la parola cosa, allora, è la parolina più usata nella nostra grammatica. Ma è una parolina bellissima. Perché è come se dicessero: dopo tutto quello che ha ascoltato, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che ha vissuto, allora Maria disse. C'è una conseguenza. E dice che cosa? Dice quelle parole bellissime con le quali noi stiamo iniziando tutte le mattine le nostre messe. Dice una cosa semplice. Dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. È meraviglioso perché Maria ad un certo punto, no, tira fuori tutto il suo passato, tutta la sua storia e rende lode a Dio, ma soprattutto dice: sai cugina, perché io rendo lode a Dio. Mamma mia, ogni volta che le cantano le nostre amiche la mattina mi viene la pelle d'oca anche a 55 gradi, quando dice: l'infinito mi ha guardato. Un giorno un ragazzo in carcere, scrivendo una lettera ad una volontaria che il giorno prima era entrata per partecipare alla messa, e lei sprovvedutamente si è seduta vicino a lui. Il giorno dopo, questa signora, questa ragazza, gli arriva una lettera. Dentro questa lettera c'era una frase bellissima di questo ragazzo che si è macchiato le mani di sangue e si è complicato la vita per sempre. Però gli era rimasta la potenza della parola. E a questa ragazza scrive: tu ieri non te ne sei neanche accorta. Tu mi hai guardata in un modo così forte che io mi sono accorto di esistere. Vedete, amici, la potenza di uno sguardo. Ecco cosa dice Maria ad Elisabetta. Sai cosa è successo? Sai da dove nasce sto casino di bellezza, cugina mia? Che l'infinito, nella mia piccolezza, mi ha guardato. Esagero. È come se ad un certo punto, no, Elisabetta andasse lì dalla sua cugina e le dicesse: guarda, cugina, ascoltami, guarda che io so che è difficile confidarsi, voi me lo potreste dire. La cosa difficile è scegliere a chi fare una confidenza. A chi dare confidenza? Perché non tutte le persone, se tu le racconti una gioia, sono disposte a gioire con te. Tante diventano gelose. È difficile trovare qualcuno a cui dare confidenza. E Maria ad Elisabetta dice questo, dice: a te te lo posso dire perché tu non sei gelosa. Sai cos'è accaduto? Che il più bello tra i figli dell'uomo si è invaghito di me, si è invaghito della mia bellezza. E guardate che non esagera, perché se voi prendete quella bellissima poesia che è diventata un salmo del salmista, ad un certo punto il salmista dice: il re si è invaghito della tua bellezza, prostrati a lui. E allora capite perché Maria c'ha la gioia nel cuore. Dice: sai perché? Sai perché? Dio ha fatto grandi cose, ha deposto i superbi, ha innalzato gli umili, ha svuotato la pancia di chi non aveva fame, ci ha riempito la pancia di chi aveva fame, ha cambiato tutto. Bello, lui, non io. Io sono una matita. Lui è stato l'artefice. E soprattutto, e chiudo, ad un certo punto dice: adesso Elisabetta, tieniti forte, perché ti dico una cosa. Stanno arrivando dei giorni di misericordia che cambieranno la storia. E sai dove sono? Sono qui dentro. È questo bambino. Sembra quasi l'amante, Maria, sembra la donna e la sposa di un famoso giornalista che la sera prima che esca il giornale confida alla sua sposa:
alla sua amante, alla sua donna, la notizia della prima pagina, lo scoop, dice: domani mattina faccio bingo. E sta signora, no, chiama la sua amica e le dice: guarda, te lo dico, ma non dirlo a nessuno, sai, domani mattina uscirà una notizia bomba, non lo sa nessuno. Maria dice la stessa cosa, se ne accorgeranno fra 9 mesi, ma io te lo anticipo, questo bambino cambierà la storia. E allora chiudo. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Per fortuna che era andata di fretta a casa di Elisabetta. Ma una volta che trova un cuore pronto ad ascoltarla, Maria c'ha tutto il tempo per mettersi lì e raccontarglielo. E dire a questa cugina: cugina, abbracciami, stringimi forte. Al mio paese, qui sotto, dicono una frase bellissima, non so se sia vera, penso di sì, penso di no, che quando tu vedi due donne che stanno parlando tra di loro, solitamente è per distruggere la terza donna. Il Vangelo racconta una cosa bellissima, il Vangelo di oggi, ci sono due donne, Maria ed Elisabetta, che parlando tra di loro non stanno distruggendo nessuna donna, ma stanno mettendo in contatto tra di loro i loro due bambini. Ecco la potenza dei Vangeli. Qualcuno potrebbe dirti: nel quadro dell'Annunciazione quanti personaggi ci sono? Tu dici due. Il Vangelo ti dice: no, sono quattro. C'è una mamma con il suo bambino che incontra una mamma con il suo bambino. Le mamme si parlano. I bambini? L'ha detto Elisabetta, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha cominciato a saltare di gioia nel mio grembo. Ed è bello che la prima immagine di due cugine che incontrano due cugini sia un salto di gioia. Perché vedete, amici, scrivetelo sopra le porte delle chiese, soprattutto la domenica mattina quando si esce da messa. Il contrario di un popolo cristiano non è un popolo ateo. Il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Quarto giorno della nostra novena Sant'Anna. 10 secondi, un piccolo promemoria. Sant'Anna, San Gioacchino, del motivo per il quale facciamo questa novena, e poi la recitiamo. O gloriosa Sant'Anna, che avvicinandosi il tempo in cui dovevi diventare la madre della Vergine Maria, ti sei preparata a questo grande avvenimento con rinnovato fervore di pietà, con numerose opere di carità, concedici al Signore proposito di crescere sempre più fervore della vita cristiana. Sant'Anna, mamma della Vergine Maria. Prega per noi. Sant'Anna, nonna di Gesù. Prega per noi. Sant'Anna, sposa di Gioacchino. Prega per noi. O gloriosa Sant'Anna, che Che secondo secondo la la pia tradizione tradizione hai hai meritato meritato di di vedere vedere lo lo stesso stesso Arcangelo Arcangelo Gabriele, Gabriele che che veniva veniva ad ad annunciarti annunciarti la la nascita nascita di di Maria Maria Santissima, Santissima, ottienici ottienici dal dal Signore Signore la la grazia grazia di di pensare pensare spesso spesso alla alla presenza presenza del del nostro nostro angelo angelo custode custode e e di di essere essere docili docili alle alle sue sue ispirazioni. ispirazioni. Sant'Anna, Sant'Anna, suocera suocera di di San San Giuseppe. Giuseppe. Sant'Anna, Sant'Anna, fiduciosa fiduciosa nel nel Signore. Signore. Sant'Anna, paziente nell'attesa.
O gloriosa Sant'Anna, che sei stata piena piena di di gioia all'annuncio all'annuncio della della nascita nascita di di Maria Maria Santissima, Santissima. Fin Fin da da quel quel momento momento hai hai offerto offerto al al Signore Signore quella quella tua tua ammirabile ammirabile figlia. figlia. Fa Fa che che anche anche noi noi sappiamo sappiamo sempre sempre offrire offrire al al Signore Signore le le nostre nostre gioie gioie e e le le nostre nostre difficoltà. difficoltà. Sant'Anna, Sant'Anna, educatrice educatrice sapiente sapiente della della figlia. figlia. Sant'Anna, Sant'Anna, fonte fonte di di coraggio coraggio per per tutte tutte le le mamme. mamme. Sant'Anna, Sant'Anna, speranza speranza per per chi chi desidera desidera un un figlio. figlio. Prega Prega per per noi, noi, Sant'Anna. Sant'Anna. E E saremo saremo degni degni delle delle promesse promesse di di Cristo. Cristo. Preghiamo. Preghiamo. O O Dio, Dio, tu tu hai hai donato donato a a Sant'Anna Sant'Anna la la grazia grazia di di diventare diventare la la madre madre della della genitrice genitrice del del tuo tuo unigenito unigenito figlio. figlio. Concedi Concedi a a noi, noi, che che la la festeggiamo festeggiamo solennemente, solennemente, di di avere avere presso presso di di te te la la sua sua intercessione, intercessione, per per Cristo Cristo nostro nostro Signore. Signore. Il Il Signore Signore sia sia con con voi. voi. E E con con il il tuo tuo spirito. spirito. Per Per intercessione intercessione di di Sant'Anna, Sant'Anna, di di San San Gioacchino, Gioacchino, di di Maria Maria Santissima, Santissima, vi vi benedica benedica tutti tutti Dio Dio Onnipotente, Onnipotente, che è che è Padre, Padre, Figlio Figlio e e Spirito Spirito Santo. Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Andiamo. Buona domenica, buon sabato a tutti.